Buongiorno a tutti, terzo video delle schedine bollettine del Gigione e tocca al campionato di Serie A. Ma prima vi ricordo sempre l'appuntamento lunedì sera con la diretta col Gigione, come sempre tra le 21.30 e le 22 iniziamo, più le 22 che le 21.30, però state lì con sul chi va là che tanto la faccio di sicuro, poi dopo spero di non essere raffreddato come lunedì scorso, ma siamo lì, Il rischio c'è, ma tanto è un raffreddorino, quindi non è assolutamente un problema. Detto questo, andiamo a vedere le partite della Serie A, che sono veramente molto, ma molto, ma molto toste. Si parte subito alle 15 con Brescia-Torino, che già questa è una partita da tripla, e quindi 1-2, la proviamo così. Inter-Verona 1, Napoli-Genoa 1, queste teoricamente sono abbastanza, ma non troppo, scontate. Anche perché Napoli-Genoa, Napoli se non vince gli fanno un bazzo a tarallo dopo tutto quello che è successo. E Inter Verona, se l'Inter non vince, Conte che fa il mazzo a tarallo alla società, ai giocatori, a tutto, magari prende, se ne va fuori dalle balle, visto che hanno iniziato pure gli hashtag Conte out, rendiamoci conto come siamo messi male. Abbiamo finalmente un allenatore valido, coi coglioni. Vabbè, sorvoliamo, andiamo avanti. Partite di domenica, Cagliari-Fiorentina 1x. Fare Cagliari-Fiorentina alle 12.30, partita che deve essere bellissima, che teoricamente potrebbe essere stra bellissima. Vabbè. Poi Udinese-Spal, si salvi chi può, 1x. Sampdoria-Atalanta, x2, anche perché l'Atalanta l'ho vista molto bene con il City e quindi con la Samp potrebbe fare la corsara. Lazio-Lecce 1, mi auguro, perché la Lazio veramente è cimabue, tra loro e la Roma vanno come i gamberi, un passo avanti, due passi indietro, un passo avanti, due passi indietro, vabbè. Poi Parma-Roma x2, perché la Roma vabbè, è stata sfigatissima lì con Borussia Mönchengladbach, però, e Juventus-Milan 1. Anche se, come ho già detto anche al mio amico milanista, non date per scontato una vittoria stra grossa della Juve, 2-1, 3-1 potrebbe essere un risultato che potrebbe uscire, ecco. Non credo finisca 4-0. Poi magari gliene rifilano, giocano a tennis, gliene rifilano 6 e Pioli salta anche lui e vanno a chiamare Topo Gigio ad allenarli, perché a sto punto tanto uno vale l'altro. Veniamo alla schedina alternativa. Brescia-Torino, gol. Magari un Balotelli-Belotti, B&B che fanno un gol per uno, non fa male a nessuno, e poi magari il gol vincente lo segna chi non ti aspetti. Inter-Verona, over 1.5, anche perché l'Inter non è che faccia tantissimi, proprio tantissimi gol, preferisco stare schiscio, poi arrivano dalla partita di mercoledì, se non sbaglio, martedì, contro il... quindi saranno anche stanchi, eccetera, quindi staremo a vedere. Napoli-Genoa gol, perché questa è una partita che secondo me può finire anche 4-2. Poi, domenica, Cagliari-Fiorentina over 1.5. Udinese Spal under 3.5, partita che si giocherà con la sgageta, come si suol dire, con la paura, e quindi a meno che non si sblocca subito, se no lì può finire 1-0 col gollettino di una delle due squadre quando meno te l'aspetti. Sampdoria Atalanta gol, e spero che si svegli Quagliarella, visto che ce l'ho al fantacalcio, se no lo vendo, perché se non segna neanche questa domenica lo vendo. Lazio Lecce gol, Parma-Roma gol e Juventus-Milan gol. Veniamo alle schedine. Ho fatto una fatica bestia a trovare 4 partite decenti da giocare, perché veramente erano tutte belle incasinate e ho dovuto mettere per forza. Ero incerto tra Napoli-Genoa e Juventus-Milan quale delle due mettere. Ho scelto Napoli-Genoa 1, anche perché do per scontato che il Napoli non me ne vogliono i tifosi del Genoa.
abbia l'obbligo di vincere. Poi Samp-Atalanta 2, Udinese-Spal 1, Parma-Roma 2, con 5 euro, 53,06 euro. Seconda bollettina, Napoli-Genoa 1, Samp-Atalanta X2, Udinese-Spal 1X, Parma-Roma X2. Con 5,13 euro, se volete essere coraggiosi e togliere qualche doppia, fatelo pure. Io francamente questa è quella, la bolletta salviamo il salvabile, ecco, per intenderci. Terza bollettina, un po' più interessante, Napoli-Genoa 1 più over. Samp-Atalanta X2 più over, Udinese-Spal 1X più over, Parma-Roma X2 più over. Con 5,27 euro e cominciamo a ragionare. Quarta bollettina, Napoli-Genoa gol ospite sì, Samp-Atalanta gol casa sì, Udinese-Spal gol ospite sì, Parma-Roma gol casa sì. Con 5,18 euro, quindi comunque tre volte abbondanti la posta. Quinta bollettina, Napoli-Genova gol più over, Samp-Atalanta gol più over, Udinese-Spal gol più over e Parma-Roma gol più over. I gol più over sono tutti favoriti a parte Udinese-Spal che però è lì col no gol più under, c'è una differenza veramente infinitesimale, siamo nell'ambito dello 0,10 di differenza, quindi nulla. Con 5 euro se ne vincono appunto 82,38. Infine la sesta bollettina, Napoli-Genoa 1 più gol più over, Samp-Atalanta 2 più gol più over, Udinese-Spal 1 più gol più over e Parma-Roma 2 più gol più over. Con 2,256,96 euro, come vi dico sempre, giocatevi solo 2 euro, non fate i kamikaze. Poi se uno gli piace, l'acchiappa, eccetera, questa bollettina con 5,642,40 euro. Naturalmente vi ho fatto anche il conteggio per quanto riguarda se uno volesse giocarsi i gol in queste quattro partite, con 5 euro andrebbe a vincerne 36,92. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e mi appresto a fare il campionato tedesco. Ciao!